Ciao a tutti, tra le tante notizie interessanti emerse da Wikileaks ve n'è una molto curiosa, che Wikileaks conferma la teoria dei rettiliani. E sembrerebbe, tra le notizie che sono emerse, che una cospicua fonte di moneta, di soldi, viene investita dalla CIA per riconoscere i rettiliani, che in gergo tra loro si chiamano i nostri migliori amici. E infatti Hillary Clinton a suo tempo chiamò Berlusconi il nostro miglior amico. E quindi tra le notizie emerse sembrerebbe che i rettiliani, intanto dei rettiliani sarebbe un'antica razza aliena che ormai si è ibridata sulla Terra, probabilmente sono gli stessi Elohim biblici o gli Anunnaki dei testi sumeri accadici. Che antichi alieni che colonizzarono da un certo punto di vista il pianeta Terra e resero l'essere umano, crearono di fatto l'essere umano dagli ominidi, mettendo parte del loro DNA. E alcuni di questi, si sono poi ibridati con esseri umani e sono diventati una razza fondamentalmente ibrida tra, rettiliani e umani che sembrerebbe controllare l'economia del pianeta, quindi in tutti i posti chiave non vi sono degli umani puri, diciamo così, ma degli ibridi umano-rettiliano. E tra questi, appunto, Wikileaks annovera la regina Elisabetta e Windsor in generale, Hillary Clinton, Lady Gaga, Silvio Berlusconi e tanti altri. E anche diciamo in molti industriali, in molti centri di potere, ad esempio proprio a livello politico, anche sembrerebbe che nel governo, il primo ministro del governo canadese anche sia un rettiliano. Comunque vi sono diverse informazioni che sono trafugate da questo punto di vista. Interessante, diciamo però, che questi investimenti della CIA sembrerebbe esistano. E studiare poi i testi antichi fa comunque comprendere che probabilmente la razza umana non è stata creata, diciamo, dal nulla o per opera, diciamo, di una divinità, ma è proprio frutto di ingegneria genetica. E tra l'altro i testi sumeri accadici parlano anche di esperimenti andati male, quindi i primi umani creati, diciamo così, dalle scimmie fondamentalmente, non avevano dei difetti, per cui i primi riusciti bene sono gli Adam, quindi da cui deriva poi la stirpe, diciamo, che è la nostra specie fondamentalmente. E è molto interessante perché le moderne, come dire, indagini della CIA in qualche modo sembrano concordare con gli antichi testi e quindi sembrerebbe che tra noi si aggirano questi ibridi che di fatto governano, controllano il pianeta, provenienti da diverse costellazioni, la costellazione del Drago, la costellazione di Orione, da cui sembrerebbe appunto che anche le piramidi sono orientate secondo le tre stelle della cintura di Orione. Le grandi piramidi. Per cui ci sono diverse fonti che sembrerebbero tutte andare nella stessa direzione. Per questo video è tutto, iscriviti al canale perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao!